Quando eravamo poveri si faceva un uovo sodo per uno. Lei ingrassava e io dimagrivo, un uovo sodo al giorno. Poi quando si pigliava la paga in televisione, allora si andava al ristorante ungherese col violino e giù goulash, che gioia. Io non sono mai ingrassato perché il nervoso e gli ormoni femminili bruciano in maniera diversa. Che, sì, eravamo una strana coppia. E abbiamo fatto 13 volte la canzone del pover'uomo in un romanzo televisivo che era tutto a pezzetti, e io e lei eravamo due cantastorie che si cambiavano. Ed è la Madonna, lo so, è la Madonna, che prima ho detto e allora io ho avuto fortuna dopo quelle 13 puntate. Una signora, una sera del pubblico, mi mandò un mazzo di violette. Era la vedova Campari. Mi chiamò e mi fece fare 12 caroselli, come si chiamavano allora quegli short, quelli piccoli pubblicità. E cantai la medesima canzone di Fabio, di Carpi, Fiorenzo Carpi, non Fabio, Fiorenzo Carpi, e cambiando le parole, dice: avete Campari e l'aperitivo che piace a tutti. E con quei primi soldi ho comprato 13 proiettori, un pianoforte, e quattro bauli a schiena d'asino, un pavimento, che deve essere grande perché poi di stoffa solida, se no si consuma. E Laura faceva ancora le serate di cabaret, che, come facevo io, come faceva Giancarlo Cobelli, e ci dicevano: ma perché non vi mettete insieme tutti e tre, figurati? Noi italiani siamo solisti, non siamo portati per il coro. E poi lei voleva comandare, figurati se io mi lasciavo comandare. Sembro buona, ma sono perfida. Allora, era il momento in cui Arbasino anche ci fu fra gli scrittori, quello che lei richiamava l'Arbasia, gli ha scritto una bellissima canzone, sempre con la musica di Fiorenzo Carpi, e ora ve la dico perché non c'ho la musica, non si può cantare, ed era Seguendo la flotta, di un giovanotto un po' speciale che segue tutte le città dove ci sono i marinai, specialista di marinai, e la cantava anche lei perché anche lei era uno strano giovanotto, e l'ho cantata anch'io e sono una ragazza madre, insomma, così. Ossigenarsi a Taranto è stato il primo errore, l'ho fatto per amore di un incrociatore, ma sono finita su un rimorchiatore. Andare a bordo Augusta è stato un altro sbaglio, io che non sono robusta mi ha vista l'ammiraglio, ha preso la frusta, m'ha fatto anche un taglio. Speravo tanto alla Spezia potere dormire in caserma, invece per un'inezia la Truss mi vien giù dai calzoni davanti ai piantoni, quindi niente, in terraferma. Nemmeno a Livorno è stato un buon soggiorno, da prima erano tutti lì intorno, buongiorno, 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 ma quando m'hanno vista in divisa m'hanno messo sul treno per Pisa. Che brutto, ho provato di tutto. La corte marziale, la nave ospedale, il porto canale, ma senza frutto. Poi, siccome facevo la iena, durante la libera uscita, m'han sbattuta in quarantena e mi trovo alla Maddalena pentita.